a bordo del treno che partecipa all'iniziativa Freccia Rosa. Un medico della Fondazione Incontra Donna offrirà consulenze gratuite sui temi della salute e della prevenzione del tumore al seno. Due treni regionali, un'equipe di medici e volontari a bordo e l'obiettivo di sensibilizzare passeggere, ma anche passeggeri, su una patologia che nel mondo colpisce più di 2 milioni di donne all'anno. Il mese rosa per la prevenzione del tumore al seno si è chiuso con un'iniziativa in collaborazione tra Trenitalia e la Fondazione Incontra Donna, il progetto Freccia Rosa. A bordo sarà attivata una campagna attraverso annunci da parte del capotreno e contatti diretti tra il personale della Fondazione e i viaggiatori. L'importanza della prevenzione in ambito oncologico è quella di permettere di individuare in forma precoce alcune forme di tumore o addirittura attraverso dei corretti stili di vita o attraverso la vaccinazione è possibile addirittura prevenire altre forme di tumore, cioè evitare che insorgano. Lungo la tratta, le volontarie di Incontradonna hanno distribuito gadget e opuscoli informativi in tutte le carrozze del treno. E ti senti comunque utile anche ad altri. Il secondo aspetto, il fatto di essere partecipe proprio della prevenzione, della diffusione delle informazioni per una prevenzione sempre più capillare sul territorio.